questa è la dimostrazione. Avevo tante cose da dire e non so da dove cominciare. Oggi mi viene da pensare che Dio è presente in noi, dentro di me è presente perché Lui farà da notaio. Da notaio perché fa un patto con me, con il battesimo, e mi dà la gioia dello Spirito Santo che è entrato nel mio cuore, mi dà le parole per potermi esprimere, e poi entrerò nelle acque battesimali insieme a Gesù. E entrerò con Lui, lascerò la vita, tutte le esperienze che ho fatto precedentemente in peccato, e vorrò risorgere nel miglior modo possibile, nel seguire Lui ogni giorno, cercando in ogni momento Dio, perché chi ha Dio, chi ha la sua presenza, è gioioso. Venerdì eravamo in preghiera a Mondovì e si diceva: lascia che il tuo cuore esploda di gioia, perché chi ha Dio dentro, nel cuore, non è triste, non ha il buio, non guarda per terra, guarda sempre in alto, guarda sempre la luce, e la luce di Dio risplende anche di notte. Perciò la nostra trasformazione, come diceva Maria, in un anno è stata una cosa bellissima, grandissima. Dio opera tutti i giorni, fa miracoli, questo è un miracolo, ma continuerà a farne altri in continuazione. Se noi lo cerchiamo, Dio è sempre presente, non ci abbandona mai, perché è un Dio fedele. Dio ha i suoi tempi. Io ho 61 anni, ho sempre cercato Dio, mi sono sempre posto delle domande e Lui mi ha sempre risposto. Poi ha ritenuto che un giorno dovessi conoscerlo molto meglio. E dove il potente ha cercato di compromettere la situazione delle persone, dei fratelli, delle sorelle, chiudendoci in lockdown e non facendoci uscire, e per noi invece è stato un miracolo, perché il lockdown ci ha dato la gioia di incontrare il Signore e Dio, e mi ha dato la risposta di tutto quello che io cercavo nella vita. Pensare che mi abbia fatto conoscere dei pastori che mi hanno illuminato tramite social, tramite YouTube, anche lì i social servono se vengono utilizzati con cura, con amore, e in mezzo a migliaia di social mi ha fatto trovare un pastore di Roma, dove è nata un'amicizia, e tra l'altro questa amicizia è continuata, perché poi loro ci hanno fatto conoscere la chiesa di Confreria. Io abito a 13 km da qui e non sapevo che esistesse la chiesa di Confreria, e di lì appunto tu riconosci che quando Dio tu lo cerchi con sincerità, con cuore, Lui ti dà le risposte in ogni momento. E noi, da quando siamo nati di nuovo, il mondo è cambiato. Come diceva Maria, le cose materiali non ci interessano, le dobbiamo seguire, perché è giusto anche seguirle, ma noi siamo entusiasti, siamo gioiosi per le cose spirituali, le cose che ci legano a Dio, la preghiera. È come una calamita, anche da aprile che siamo arrivati qui, Dio ci ha creato un collante, una calamita che non riusciamo a staccarci. Se manchiamo una domenica, anzi non siamo mai mancati nessuna domenica, ah no, vero, due domeniche ci siamo mancati, perché siamo andati in ferie, sì, è vero. Però ci tenevamo in contatto e Pastore Erminio ci mandava i video, ci mandava tutto quello che si era interessato alla Chiesa. Io so che il Pastore Erminio
e in questo momento sta dicendo, perché me l'ha già detto venerdì, l'ha detto il plurale, ma era indirizzato a me dicendo: Dario, mi raccomando, non dilungarti, però quando parli di Dio non riesci più a fermarti. E anche oggi lui c'ha il suo datore di lavoro e io c'ho il mio notaio, che ci legano, perché è Dio che mi dice: guarda che anche il pastore oggi avrà un po' di comprensione nei tuoi confronti, perché stai facendo una cosa molto importante. E veramente, quando tu arrivi qua dopo una settimana molto intensa, perché effettivamente abbiamo faticato a dormire perché le emozioni sono tante, però adesso io sono qui e non sono un comico, mi viene da essere me stesso, di espletare queste cose qua in allegria e in contentezza, perché chi è con Dio non può essere triste, può essere solo contento. E allora vi ringrazio che siete qui, ringrazio i fratelli di Asti che sono anche qui e ho modo di conoscerli, ringrazio pastore Erminio, il nostro pastore della Chiesa di Roma, Fabrizio, il nostro fratello Alessio, la nostra sorella Marina, che in questo momento so che la Chiesa di Roma è unita a noi, perché noi siamo molto uniti come Chiesa di confreria con quella di Roma, e loro sono là che pregano per noi, e noi preghiamo per loro, per la gioia, la grandezza, il miracolo che ha fatto Dio unendoci tutti insieme. Ma questo è solo l'inizio, il percorso sarà lungo e bellissimo, ne siamo convinti. E voglio ancora ringraziare anche il pastore Carlo.